Da oggi il tratto di strada di Viale della Resistenza a Scampia, ad angolo con via Galileo Galilei, è intitolato a Suor Maria delle Suore della Provvidenza, fondatrice dell'ordine monastico che sul territorio è impegnato al fianco di poveri e bisognosi. La cerimonia, fortemente voluta dalla consigliera municipale Maria De Marco, si è svolta alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, dell'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e delle realtà e associazioni locali. La prima di tre inaugurazioni di tre luoghi della memoria della città di Napoli che vengono dedicate a delle donne. Questo perché noi abbiamo un gap da colmare, una differenza fortissima. Quanti sono i luoghi della nostra città e delle città italiane dedicate agli uomini e quanto invece alle donne. Abbiamo un rapporto di 2 a 10 e allora noi ci siamo messi in testa con il sindaco di Napoli di dare vita a un equilibrio di questo disequilibrio che si basa sulla consapevolezza del contributo fondamentale delle donne alla vita della società, alle grandi cause. E siamo oggi la prima di tre inaugurazioni che insieme alla mia collega delegata alle pari opportunità Simona Parino abbiamo voluto appositamente nel Marzo Donna con le associazioni che si occupano di toponomastica femminile e quindi con il contributo della professoressa Cacciapuoti. È un segnale trasversale, una donna madre di una comunità in un luogo importante della città Scampia e poi donne del mondo della cultura e dello spettacolo. E soprattutto un riconoscimento al lavoro importantissimo che fanno le suore in questa zona della città, un presidio di accoglienza, di solidarietà, di umanità, di formazione, vicinanza alle scuole per la dispersione scolastica, alla comunità rom, ai napoletani, e quindi un po' una terra di confine senza confini. E credo che sia un riconoscimento sentito, dovuto da parte della città e da parte nostra.